rappresenterebbe l'uomo primordiale o l'Adamo primordiale. È un elemento che è la quintessenza, diciamo, no? Sarebbe lo spirito della creazione. Spesso viene chiamato etere, viene chiamato spirito. Ovviamente anche questo è collegato ad un simbolo, è collegato al simbolo del pentacolo. Il simbolo del pentacolo è una stella a cinque punte iscritta all'interno di un cerchio, dentro la quale praticamente si forma una figura umana. Questa figura umana è proprio l'Adam Kadmon, il primo uomo. Ma primo uomo non nel senso storico, cioè il primo uomo da un punto di vista, come possiamo dire, cronologico, ma l'Adam Kadmon è il primo uomo da un punto di vista metafisico fondamentalmente, no? Quindi è l'archetipo assoluto, è l'archetipo perfetto della natura umana, quindi l'Adam Kadmon precede ogni forma, quindi non è né maschile né femminile, se vogliamo è androgeno. Metaforicamente esisteva, diciamo, ancora prima della creazione. Ecco, questa è una cosa interessante perché quando parliamo di energie increate, quando parliamo di forme increate, l'Adam Kadmon precede la creazione. Quindi all'interno della Kabbalah, ma all'interno dell'albero della vita, emerge questo concetto che secondo me è un concetto fondamentale, cioè la creazione non è l'inizio, la creazione, se vogliamo, è l'inizio di questo universo, quella che chiamiamo creazione è l'inizio di questo universo, ma esiste un qualcosa che va al di là del tempo della creazione ed è un qualcosa di increato, ad esempio le 10 Sefirot sono ad esempio increate, quindi vuol dire che non necessitano di una creazione. L'essere umano viene fatto, diciamo, ad immagine e somiglianza dell'Adam Kadmon, cioè di questo archetipo umano, no? Potremmo definire che, diciamo, usando il simbolismo cristiano, chi è l'Adam Kadmon? L'Adam Kadmon è il Cristo cosmico, cioè l'archetipo del Cristo che viene congiunto alla divinità e in un determinato lasso di tempo, diciamo, quindi il Cristo da questo punto di vista viene rappresentato come un'energia, non è un essere umano, non è un qualcosa, ma è un'energia che in diversi momenti, diciamo, dello spazio-tempo può incarnarsi. In effetti si dice che questa energia cristica si sia incarnata anche non soltanto in Gesù, ma anche ad esempio in Krishna, qualcuno dice in Buddha. E quindi questo è un po' il concetto fondamentale. Però ci sarebbe ancora tantissimo da dire, ad esempio un concetto importante è che la struttura dell'albero della vita ricorda molti frattali, no? I frattali sono, come possiamo dire, un metodo matematico, il frattale, che ci consente, diciamo, di sperimentare molte, molte, molte cose, insomma, e di questo troviamo, diciamo, parte anche in molti testi della Torah stessa, ma anche in qualche caso anche nel Nuovo Testamento. Però questo magari, visto che la materia è molto complessa, proverò a parlarne in un altro video, anche perché il tempo è passato, quindi mettete un like, iscrivetevi al canale. I concetti sono un po' complessi, un po' complicati, però quindi chi poi avesse piacere ovviamente troverà modo di poterli approfondire, insomma. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E do appuntamento al prossimo video, quindi un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti.